tutti, bacione enorme dalla vostra amica. Allora, video tag. Allora, questo video me l'ha fatto, l'ha creato lei, Sara Saretta, che gli mando un bacione, è una mia iscritta che mi segue, e mi ha lasciato un commento con queste domande. Mi ha detto: Nika, perché non fai questo tag? Allora, l'ha inventato lei, poi io forse qualche, scusami tesoro, non volevo, qualche domandina l'ho un po' giringinata, l'ho un po', ne ho cambiata, però ci ho messo del mio, credo, spero, o non mi ricordo, forse l'ho ricopiato, non lo so, fa niente. Comunque Sara Saretta, grazie tesoro, mi hai dato un'idea stupenda, dato che anche voi mi sopportate con tutti questi video acquisti di Tiger. E appunto, questo è Tag Tiger. Allora, che lei ha detto che non sa se c'è Giangiro, quello che fa niente, se c'è Giangiro l'ideatore, mi scusi, non lo so. Comunque, vabbè. Allora, prima domanda, quanto compri? Giudicate voi dagli innumerevoli video che vedete della Nika di Tiger. C'è tanto, sì, e allora diciamo, arrivo sempre a casa con il mio bel sacchettone. Prendo sempre un pochino di robettina, diciamo. Adesso poi che ho iniziato con la cartopazia pazzoide della Nika, sì, parecchio. Poi due, di solito quanto spendi? E adesso appunto arriviamo. Allora, le prime volte che andavo restavo sempre sui 21, 22, 23 euro. Ma chissà come mai ogni volta uscivo sempre, ma neanche stavo lì a fare il calcolo, erano sempre 22, 23 euro a volta gli acquisti. Adesso sono saliti, ho cominciato 30, 31, 32, l'ultima volta ho speso 42 addirittura, e l'ultima volta ancora, perché ce n'è ancora un'ultima dopo l'ultima, un'ultima dopo l'ultima, ho speso 32. Ecco, vedete, già da 20, 22 sono salita. Arrivo a casa con il mio bel bottino, io sono tutta contenta, sono Pasqua, Natale, tutto insieme, Carnevale, Halloween, tutto. E mi piace. Comunque, più o meno siamo sempre lì. Basta. C'è stata solo mia figlia che una volta ha passato il 50. Sì, il 100. No. Ok, vabbè. 3. I tuoi figli, se li hai, sì, esagerano o no con gli acquisti? Allora, mia figlia Sharon comprerebbe tutto Tiger. Jason, se c'è quella cosina ogni tanto che magari li prende all'occhio, che gli piace, sì, però non gli piace molto. Agli uomini non piace molto Tiger, se ne sbaglio. Perché, ma giustamente, sono cose diverse, gli uomini hanno gusti diversi, cose. Comunque, sì, io e mia figlia esageriamo. Te soprattutto. Io soprattutto. Lei lo fa quando ha la sua mancina, i suoi soldini da spendere. Poi vabbè, la mamma gli compra sempre qualcosa ai suoi bambini, perché comunque. E poi, 4. Tuo marito esagera con gli acquisti? No. Perché, come vi ho detto appena prima, Tiger no. Tiger non c'è niente, zero, che gli piaccia. Cioè, a parte forse due cosine che hai consigliato te di prendere, la custodia per la reflex. Sì, va bene. Però va bene, non c'è niente che li attiri a lui, ma loro sono più sulla tecnologia. Sono altre cose, gli uomini non credo che abbiano la passione di quelle cosine che c'è dentro lì, come noi donne. 5. Chiede ai tuoi familiari chi adora Tiger. Siamo sempre lì, io e Sharon. Siamo quelle più che quando si parla di dove andiamo stasera cominciamo ta 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 Tiger. Andiamo, sì. Poi 6. Qual è il Tiger più vicino a te? Allora, noi, per chi ci conosce, siamo di Bergamo. E il Tiger nostro vicino, vabbè, centro Bergamo, in via Sant'Orsola 10, così per chi è di Bergamo che non sapeva come noi fino a un po' di mesi fa che esisteva Tiger anche a Bergamo. Via Sant'Orsola 10, in centro Bergamo, c'è Tiger. Non è gigante, perché io ho visto video di altri che fanno i vlog su Tiger, che ci sono anche di due piani, pazzesco. Sì, è piccoletto, però qualcosina che ho visto anche in giro li trovo anche lì, non tutto, perché ci sono cose che vedi appunto negli altri video che dici cavoli, nel nostro non c'è, non ci sarà mai, però vabbè, ci accontentiamo, perché comunque quando andiamo dentro troviamo sempre qualcosa da prendere, arriviamo sempre a casa col nostro bel bottino, perciò ci accontentiamo. Comunque è quello, così almeno chi è di zona che non lo sa dov'è, è lì. Poi 7. Da Tiger preferisci reparto cartopazzo o cose per la casa? Allora, a me Tiger piace abbastanza tutto, però vado su più tanto sul cartopazzo adesso, quelle cosine. Dopo se c'è quel piccolo spazietto di nail art che ho acquistato comunque qualcosina anche lì, è bello anche lì, ma non hanno molto, e è più tanto vario su cose di agende, penne, gomme, temperini, tutte quelle cose, io ne vado matta, perciò cartopazzo. Poi se c'è qualcosina per la casa che ti attira, magari quell'oggettino, allora sì, sono carine, sono sfiziose le cosine di Tiger, particolari che non trovi in tutti i negozi. Poi 8. Tiger o cinesi? Allora aspetta, però
non sputiamo in faccia anche ai cinesi, perché ho comprato ultimamente tante cosine anche da loro, per l'agenda, cioè trovi sempre qualcosa che costa poco anche da loro. Logico, Tiger rimane sempre al primo posto, ma al secondo posto giustamente i cinesi non li butto via, perché insomma ragazzi, sapete che le cose low cost dai cinesi le trovi, ho trovato degli sticker, sai, tante cose che costano niente anche lì e sono belli, comunque le cose si trovano anche lì. Logicamente però Tiger è sempre number one. Poi 9, da 1 a 10, quanto ti piace Tiger? 1000, fischia che 10, 1000, bellissimo, lo adoro, d'altronde sono così. Poi domanda 10, chi acquista di più da Tiger? Come ho detto prima, io e Sharon. Siamo una cosa impressionante, ho detto ci devono rinchiudere, più che altro a me sono diventata una cosa, cioè mio marito quando gli dico... Se ne vogliono andare da Tiger, perché qua in centro da noi a Bergamo è aperto fino alle 8. Allora arriviamo là alle 7, non si paga il parcheggio, perché purtroppo tutti i parcheggi blu sono tutti a pagamento in tutto il mondo, che cavolo, almeno, cioè tutto il mondo, almeno qua a Bergamo alle 7 non si paga più. Allora, dato che è aperto fino alle 8, avrà un'oretta di tempo, giro di giro. Però poverino si mette le mani nei capelli, cosa deve sopportare per la sera? No, esco a volte perché a lui piace, ci vado a fare una camminata, chi se ne frega. Però dopo quando arriviamo dentro là, io e Sharon, basta, mettiamo le bende, quelle dei cavalli, non vediamo più niente intorno, noi vediamo solo tutti gli scavalli. E chi, cioè, non li calcoliamo più, Jason e Alan, mio marito, non ci sono più. Partiamo in quarta, loro infatti ogni tanto escono, prendono aria, vanno fuori. E niente, undicesima, taggo. Allora, taggo il mio tesoro dolce, Aula Style, perché so che sei patita di Tiger anche te come me, siamo pazze, perciò taggata. Poi la Swamp, tesoro Nadia, so che anche te Tiger lo adori. Poi Chiara D'Alessandro, come non taggare la mia chiarettona, cioè veramente ti taggo perché Tiger lo ami anche te. E Neila Franci, non lo so se ho mai visto che ha comprato qualcosa da Tiger, non lo so, comunque ti taggo Stella perché... Baci, sei di Bergamo, sei qua vicino anche te, baci, se no ci andiamo insieme prima o poi, e ci incontreremo prima o poi, come con la Paola, te lo dico ancora nei miei video, voglio vederti, ok, basta, al prossimo, un bacione, fatelo dopo chi c'ha voglia di farlo, anche se non vi ho taggato, se siete patite di Tiger, chi vede questo video vuole farlo, ci mancherebbe altro, un bacione dalla vostra Nika, al prossimo, ciao!